Servono i preparativi per la festa del Redentore. Già domenica scorsa il santuario di Monte San Giuliano è stato aperto ai fedeli per la celebrazione della Santa Messa preceduta dal Santo Rosario, messa che sarà celebrata anche domenica 29 luglio, mentre i festeggiamenti veri e propri inizieranno il 4 agosto con la tradizionale Via Crucis. Una festa anche quest'anno senza luce. Come ogni anno ci sono sempre le solite critiche, i soliti problemi. Il problema essenziale e centrale è la mancanza di luce. Perché da quando si sono rotti i pali che c'erano, ecco, qui davanti al santuario e dietro le spalle al santuario, praticamente anche la luce che dovrebbe illuminare la statua del Redentore, da ben 4 anni non funziona più. Quindi la statua non viene assolutamente illuminata, mentre prima dall'autostrada, ma anche la gente che veniva qui poteva vedere, ecco, la statua illuminata. Potrebbe sembrare una cosa minima, in realtà è la nostra fede che viene a mancare. Gesù, ecco, dice: quando verrà il figlio dell'uomo, troverà la fede sulla terra? Forse troverà ancora l'anguria più che la fede. Perché? Perché tutti dicono: ah, i nostri tempi portavamo l'anguria, questa, quell'altra cosa. Ma la fede. Qui noi celebriamo il mistero della nostra redenzione, non celebriamo giochi folcloristici oppure altre cose. E in realtà tutto questo ci porta anche a fare una considerazione. Chi non riesce a illuminare il Cristo non riesce neppure a illuminare la propria vita. Ma chi non illumina la vita di Cristo e la propria vita con la luce di Cristo, come può illuminare la vita di una città, di un paese? Un luogo sacro bistrattato dai nisseni che alla ricerca di un po' di frescura trascorrono le loro serate ai piedi del santuario lasciando bottiglie, luppoli, semenza e altri rifiuti. Un santuario voluto da Papa Leone XIII per celebrare il Giubileo, un luogo venerato in altri posti, come testimoniato dagli addetti alla Protezione Civile. Noi siamo l'associazione Protezione Civile e ci troviamo qua per fare servizio di avvistamento incendio. E l'altra giornata abbiamo rimasto un pochettino sbalorditi. Una signora del Rio de Janeiro si è messa a pulire qua davanti. Anche noi siamo rimasti un pochettino, perché non succede mai una signora che viene in vacanza oppure magari si trova a Caltanissetta, ha pulito qui sotto, tutto, l'ha pulito tutta lei, la scala, piazzola. Siamo rimasti, anche ci abbiamo fatto complimenti, no, non è successo mai, è una cosa nuova per noi, è Caltanissetta.